Il lavoro che stiamo facendo per costruire questa coalizione è il lavoro che sta facendo l'Italia dei Valori insieme al Partito Democratico e a SEL, perché riteniamo che questi tre partiti possono e debbano realizzare la base per la costruzione della coalizione dell'alternativa a livello nazionale. Lo ha detto il presidente Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, che a Napoli ha inaugurato insieme al segretario regionale campano di DV, Nello Formisano, e al candidato del partito a sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, la nuova sede di via Calata San Marco numero 13. L'Italia dei Valori si sta strutturando in tutto il territorio italiano perché ritiene necessario avere un punto di contatto diretto con i cittadini per ascoltare le loro ragioni, per dare loro risposte, soprattutto per confrontarci sui temi della città, nel caso di Napoli e nel caso di tutti gli altri posti dove si svolge la nostra attività. De Magistris, dal canto suo, ha descritto i primi punti del programma: rifiuti, bilancio e un piano di rilancio del turismo a Napoli. L'obiettivo nostro è quello di vincere al primo turno, quindi di convincere quanti più napoletani è possibile a votare per il cambiamento. I sondaggi hanno un valore, ma fino a un certo punto bisogna fare un grande lavoro, entusiasmo, passione e mobilitazione.